Dana, come nasce la passione per questo lavoro? È una passione che mi ha trasmesso mio padre, cioè nel senso io non avevo la passione per questo lavoro, direi una bugia, però è subentrata poi volendo proprio portare avanti il suo sogno, non buttando poi tutto quello che lui aveva fatto, quindi mi faceva proprio piacere portare avanti anche le tradizioni, l'attenzione, l'accortezza che utilizzava verso il cliente, insomma, quindi proprio l'attenzione nel chiedere tutto bene, tutto a posto. Tante persone che appunto ci vengono a trovare adesso dicono: mamma mia, come porti avanti quella cosa di dire tutto bene, tutto a posto, c'è qualcosa che non va? Proprio l'umiltà di dire sì, è un prodotto artigianale, il margine d'errore esiste, insomma, non essendo una produzione in serie, non essendo una produzione industriale, non esce tutto perfetto. E lui, a lui faceva piacere poi sapere se le persone erano effettivamente soddisfatte, perché non era qualcosa che gli portasse soltanto soldi, tanto è vero, noi siamo una delle poche pizzerie che ha come giorno di chiusura la domenica, e la domenica è uno dei giorni in cui le pizzerie lavorano di più dopo il sabato, dopo il venerdì. Però a lui faceva proprio piacere dire: io la domenica voglio sedermi a tavola con mia moglie, con i miei figli, e non mi interessa se quel giorno posso guadagnare di più, so che io personalmente sto guadagnando di più come persona. E quindi è quella poi la cosa che noi abbiamo portato avanti, non abbiamo lasciato come giorno di chiusura la domenica. Anche per esempio a Natale noi siamo chiusi 24, 25, 26 come voleva lui, cerchiamo di non cambiare niente, di fare quei piccoli cambiamenti che sono giusto di evoluzione normale, fisiologica di un'attività, però senza stravolgere poi il senso, anche non lo so, la simpatia dei ragazzi, è tutto molto proprio conviviale, familiare, cioè. Certo, è questa sensazione di famiglia e poi queste emozioni, sì, che si sentono nel tuo racconto. Sì, assolutamente.